In diretta dallo Street Circuit di Hanoi in Vietnam va in scena il terzo round della stagione 2022-2021 con la Prime League. Amici di Formula Italia TV, un caloroso saluto a parte Raffaele Lelli e a.k.a. Hiroshi, qui in cabina di commento insieme a me. Arrivato scrollando l'ombrello, come vedete dalle immagini, c'è la voce del buon Raffaello Morca, in arte Raffoilex. Ciao Raffo. Ciao Raffa, buonasera a tutti. Collegamento anche con la stanza dei bottoni della direzione di gara, e questa sera in collegamento per noi c'è il buon Ernesto Coppola, per i più Mister X. Ciao Ernesto. Ciao Raffaele, ciao Raffo e buonasera a tutti. E dunque anche la Prime giunge all'esordio, mi verrebbe da dire rocambolesco, di fuoco, ma vedendo quanta acqua sta cadendo sul circuito di Hanoi, sull'esordiente circuito qui in Vietnam, davvero complicata la situazione in questo momento. Con le immagini stiamo seguendo l'ultimo vincitore di due settimane fa, Stefano Canino in Bahrain. Stefano Canino per il momento fa la migliore prestazione, purtroppo abbiamo già riscontrato il ritiro di Daniele Play dalla sessione, davvero tricky in queste condizioni il circuito, un circuito che non so Raffo quanto, purtroppo io dietro al volante ho poco feeling, pochi trucchetti, diciamo, legati, pochi segreti da raccontarvi su questo circuito. Non so se tu puoi raccontarci qualcosa in più di queste 23 curve, 5607 metri, molto molto pericolosi sull'asciutto, immagino adesso con il bagnato. Sì, sono 23 curve dove la precisione è d'obbligo, perché anche sbagliare la traiettoria di un millimetro rischia di portarti largo o addirittura troppo stretto, impattare sulle barriere, sui muri e romper l'ala, compromettere un giro o non riuscire a portare a termine un sorpasso in un modo, diciamo, tranquillo, ecco. Nel mentre viene registrato anche... Sì, purtroppo è stato registrato anche il ritiro di Chris Master. Christian Angeletti è tornato in pista, ufficializzato dalla direzione di gara in casa Alfa Romeo. Parlavamo di Canino in precedenza, facciamo un resoconto di quanto accaduto due settimane fa con i piloti che contatto continuano ovviamente a registrare delle prestazioni valide. I tempi stanno si stanno delineando, ma con parecchia difficoltà. Anche Alex Pilotino in questo momento in quadrato ha fatto un'escursione in uscita tra curva 3 e 4 due settimane fa, diciamo, quindi della vittoria di Stefano Canino in Bahrain, una nottata che l'ha visto splendere se non negli ultimi giri dove ha accusato un calo della gomma, per il resto pole position, passo molto molto positivo per lui. Quindi quegli ultimi 5 giri ha raggruppato uno scenario di 5 piloti, un pilota di questi era stato Emis, che adesso è appena arrivato anche lui al ritiro, quindi davvero complicata, davvero tanta azione in questi primi 7 minuti di qualifica. Vedremo se magari smetterà di piovere e diminuirà l'intensità per permettere ai piloti almeno di passare alla mescola intermedia, poiché in questo momento sta davvero creando tante difficoltà. Saluto l'organizzazione, lo staff, Andrei, che ci domanda a che punto siamo. Dovremmo essere live, siamo in live su Twitch, fatemi più che altro sapere come siamo messi a livello di audio, se volete sentire magari di più i motori fateci sapere tutto ciò attraverso la chat, che ringrazio. Saluto, ciao al buon Luca Flaminio. Per il momento quindi il ritmo, il limite è stato fatto segnare da Stefano Canino davanti a Pozzoluca, Lopeschi e Dier Long. È un po' tardato così Emis due settimane fa in Bahrain, è sceso dal podio composto invece con Lopeschi, che si è fatto rimuovere quei 3 secondi di penalità che erano stati scaturiti essenzialmente da un bug dal gioco che al primo avviso ha conferito a lui 3 secondi diretti di penalità, in realtà anche ad Emis, però non è stata aperta da parte del pilota la disputa contro il gioco, quindi quei 3 secondi non si potevano rimuovere. Terzo posto quindi per Lopeschi, secondo Ferra 87, leader del mondiale tra l'altro, sì, dietro quindi al vincitore Stefano Canino. Notte profonda per Alex Pilotino e per le due Racing Point, soprattutto la numero 7 che anche in questo momento è ritirata, Daniele Play 2007, che ha anche fatto scaturire la prima safety car di tutti i campionati se non vado errato, perché non dovrebbero esserne uscite altre se non in Prime la scorsa settimana, e quindi classifica che recita in sport questa settimana o dal Vietnam o nel... quindi però ha vinto la Prime, è arrivata prima in Bahrain, classica, e quindi recita: Fabio Ferracini, Ferra 87, leader a quota 43, Canino 33, Lopeschi 25, poi Long, Pozzoluca, Zampi, F, Doctor Who, Emis,
in una quindicina di punti all'incirca, poi due punticini per Daniele Play, uno per Fabio Max, mentre ancora quota zero Krikkonen, Naspaz, Kiko Driver, Kiko Medio ed F1 Italia Robby. Per quanto riguarda il costruttore, potrebbe essere una terra tra virgolette di casa per la Honda, per la Red Bull, e quindi motorizzata Honda, con visto che siamo più o meno ancora nel continente asiatico, siamo comunque lontani dal circuito di Suzuka in Giappone. Pozzuluca intanto sta tornando sul traguardo, vedremo se riuscirà a migliorarsi, ad abbattere quindi il muro dell'1.53. Lo fa, e come, toglie quasi 2 secondi in 1.51.371. Ferra per il momento in quinta posizione, ancora in testa coda la sua vettura. Sì, dato... ha fatto testa coda alla terz'ultima, praticamente si è ritrovato dentro la corsa. Adesso dei è in box. Modo colorita, un po' ostacolato una McLaren, forse Fabio Max che se l'è trovato davanti mentre che stava rientrando ai box, però comunque situazione più o meno gestita bene anche da parte dei bot. Dierlong si è migliorato e salito in terza posizione per il momento, vediamo solo Krikkonen in box senza aver fatto registrare un tempo, questo poiché è stato penalizzato dalla direzione di gara, è arrivato a 9 punti licenza, ne sono rimasti solo 9 sulla sua patente di guida, quindi è la prima, anche questa, parlavamo di prima safety car, questa è anche la prima penalità per punti licenza in tutte le categorie che è scattata. No. No? No. Ti correggo, perché al prima gara in sport sia Visser che Michael N4 avevano avuto la stessa sanzione. Era successo una discreta cacciara in curva 1, adesso ho avuto i flash del Vietnam, possiamo dirlo, però erano i flash dell'Australia, purtroppo quell'entrata garibaldina di Visser. Tanto cuore, anche molto giovane, il cuore del buon Krikkonen, però lo sappiamo che soffitte le gare non finiscono mai in pista, c'è tanto da fare nel retro box, nel paddock virtuale, quindi bisogna stare molto attenti a tutti i giri che vanno caricati sul forum, tutte le risposte alle dispute, e quindi purtroppo la maggior parte dei punti di licenza, tranne per alcuni contatti, molti sono stati persi da questo punto di vista per Krikkonen, che quindi non potrà disputare questa qualifica, potrà eventualmente scendere in pista per trovare il limite con il circuito, ma spero che in gara non vedremo ancora questa pioggia scendere sul circuito di Hanoi. Tanto attenzione tra Dierlong e il suo compagno di squadria Naspaz, si era ritrovato Paolo Nasonte lento nel tratto dello Snake, che tenta in qualche modo di richiamare il tratto Magels e Beckett del circuito di Silverstone, ma ho anche lo Snake di Suzuka. Long? Perdonami? Ma Spazio ha fatto Fuchs nel T2. È un bug. No, credo sia un bug, perché era molto lento, sì. No, ci metterei la firma su un T2 Fuchs per Naspaz, sarei molto felicissimo. Giusto, ricordiamolo, infatti sul nostro forum www.formulatalenting.com c'è la presenza sotto la voce statistiche del tracker del live timing, che, dalla quale potete seguire tutti quanti i tempi, i parziali dei piloti, se sono in un giro di lancio, magari ce lo suggerite anche voi dalla chat, seguite questo pilota che io voglio vedere il suo giro, quindi salutando e ricordandovi ciò. Per il momento sì, siamo ancora live su Twitch, è un esordio particolare soprattutto per me alla regia qui su Twitch, quindi ogni tanto c'è un po' di panico. Stefano Canino intanto riporta la sua vettura ai box, a seconda per quanto riguarda la classifica costruttori, quindi ad inseguire la Red Bull. Per il momento c'è Lopez che in pista, andiamo a cercare anche i parziali del pilota della Ferrari, no, nel suo giro di lancio, quindi anche tra pochissimo si preparerà. C'è Ferra, sì, al settimo posto. No, rientra ai box. No, rientra ai box, giustamente era nell'outlap, si veniva dato. Rientrato anche Lopez. Forse un... anche F, tutti quanti ai box, almeno i primi set in questo momento. Forse hanno avuto la chiamata dai box che va meglio l'intermedio. Forse potrebbe essere diminuita, sembra leggermente meno, però è ancora tanta acqua alzata, smaltita dallo pneumatico, dalla carcassa, della gomma di Dr. Wu, che tra l'altro ha ottenuto anche la sua migliore prestazione. Certo, siamo alla sua seconda gara, però rispetto a quanto aveva fatto vedere in Australia è stata una prestazione davvero di rilievo, a partire fin dalla qualifica 2 settimane fa in Bahrain per Dr. Wu, che poi con i risultati ufficiali è salito fino al quinto posto. Qui anticipa l'ingresso all'ultima curva, pizzica il muretto e lo carambola poi verso il muretto esterno. È una ultima curva davvero molto molto pericolosa, perché va affrontata in quarta quinta marcia, immagino, più o meno dalle velocità mi è sembrato di capire quello, sull'asciutto con il bagnato
molto molto difficoltoso magari trovare il giusto punto di corda ad una velocità sì elevata e così stretta, diciamo. Abbiamo visto proprio il caso di Dr. Wu che anche anticipando la curva purtroppo si pizzica il muretto interno e poi si viene carambolati verso quell'esterno. Ma il problema principale di quella curva è l'uscita. No, la macchina ti pattina tantissimo dopo bagnare. E allora sono rimasti solo poco meno di 4 minuti per questa qualifica, la seconda qualifica della stagione. Ovviamente, seconda qualifica, abbiamo solo due poleman registrati, Emis in Australia e Canino in Bahrain. Nella storia della Prime è già successo tre volte, 2016, 2017 e 2019, che nei primi tre GP ci siano stati altrettanti, tre diversi poleman, non si è mai arrivati a quota 4 e al momento sarebbe così. Adesso una gufata discreta con Pozzuca, che quindi sarebbe il terzo poleman di questa stagione di Prime League, sette addirittura diversi poleman nel 2016 ed è per il momento il record di questa categoria per quanto riguarda le statistiche della pole con diverso numero di piloti che proprio hanno ottenuto la partenza al palo. Per quanto riguarda le statistiche, Canino, Stefano Canino arriva ex Chronolife, arriva a timbrare il 41esimo cartellino in Prime League. Ovviamente l'anno scorso ha corso anche in Sport, quindi questo 41 lo ha già superato da un bel po'. 41 però è il numero presente sulla sua AS ed è anche la firma che pone per questa categoria. Lopeschi con il suo podio 2 settimane fa in Bahrain è arrivato a quota 24 Attenzione, allungando dottor Long, Fuchs Long. E 21. allora lo seguiamo nel mentre con Lopeschi che diciamo concludendo ha allungato addirittura di più 8 per quanto riguarda i podi ottenuti in questa categoria, sempre la Premier League, arrivando a quota 24. Lunghissimo rettifilo, quasi 1,5 km per la Renault di Dier Long. Andranno un Gagnini che tra l'altro da poco ha compiuto gli anni, quindi non si fanno in ritardo, però mandiamo un cuoricino al suo paddock virtuale, alla sua dolce metà, anche che sicuramente lo starà seguendo anche in questa serata. Buona la trazione, nonostante le condizioni meteorologiche, qui al tornantino, un po' di sovrasterzo, quando addirittura si passa dalla terza alla quarta marcia, segno sì di quanta coppia ci sia su queste vetture, ma soprattutto di quanto poco sia il grip. Ah, Attenzione, ha toccato il muro. pizzicato sì, una barriera sulla sinistra e quindi salta l'endplate laterale Non ha sinistro. danno. Ah sì, ha Tutto danno. so sì, c'è L'avevo un danno, ha visto. volato via il flap laterale L'avevo visto, sinistro, però. la paratia verticale, diciamo. Ovviamente sono sempre gialli i flap che volano, un grande classico dalla passata stagione. Però, viste le condizioni del meteo, può comunque permettersi di chiudere il giro. Sappiamo che quando piove così tanto si va con setup molto carichi, quindi forse non è così tanto la difficoltà, non è così tanta la Peccato. difficoltà, il tempo perso. Comunque riesce ad abbassare 2 decimini, ma non ad andare oltre. 1 minuto al termine con la pioggia che per il momento è ancora lì, è persistente. Zampi, persistente, diciamo a microfoni spenti, la leggenda dello Zampi Scafo, se non vado errato, dal 2017, quando si giocò il titolo contro il suo compagno di scuderia. Nell'allora Force India, non era ancora Racing Point se non vado errato? O era già rosa? 2017 mi pare sì, fosse già rosa, quindi No, fosse già Racing Point. 2017 era Force India. Era rosa, ma era Force India. Ah, non aveva ancora la nominazione, grazie. Nel 2018, metà 2018 è diventata Racing Point. Grazie mille. Allora Zampi, con queste condizioni meteorologiche, quindi esaltano le sue doti, riesce per il momento ad ottenere la seconda posizione, ma comunque dietro al Poz Luca e dietro anche a Stefano Canino che si migliora in 1.51.591, il secondo pilota a riuscire a scendere sotto il muro dell'1.52. Lopensky è 6 decimi sotto al suo tempo. Lopeschi trova Brava una Fabio McLaren Zampi. qui nello Snake, speriamo non gli vada a creare troppe difficoltà con Fabio che forse si sta lanciando, perché resta lì purtroppo molti molti rischi in questo tratto molto guidato, molto stretto, soprattutto Fabiox che sbanda, intanto è esposta la bandiera a scacchi. Lopez che qui credo avrà molto da ridire, arriva quasi a pizzicare le barriere. Si riesce comunque a migliorare, ad ottenere la quarta posizione. Fabiox che anche lui ha preso bandiera con F terzo. 1.55.044. F sale in terza posizione, positiva per lui. No, pardon, eravamo andati su Krikkonen. Sono rimasti in pista Pozluca e Stefano Canino che però aveva già completato un giro Si nella sta migliorando tornata Canino. precedente.
Vediamo anche il parziale di Pozzluca. Canino 31 al T1, riesce a togliere due decimini dalla sua prestazione. Mamma. Ok, la pista magari è il migliore, ok, lo schermo di carburante, ma credo che Pozzluca si stia prendendo i suoi rischi. Vediamo se Stefano Canino adesso alla staccata del tornantino del lunghissimo rettilineo qui nel T2, rettifilo sulla quale si era appena lanciato Pozzluca, quindi seguiremo. Zampi ha migliorato di 9 millesimi. Questi due, tre piloti negli ultimi tentativi, perché chi come Dio, Chicco Driver, forse Ferra può permettersi qualcosa anche per risalire. Però la pole per il momento sembra una questione a due tra Luca Pozzi e Stefano Canino. Canino adesso nel T3, un po' di sottosterzo, qui però buona la linea, magari riesce ad anticipare poi la staccata, l'ultima staccata qui nel T3, ma un po' va discretamente troppo lungo. Forse riesce magari a trazionare meglio, intanto 46.1 al T2 per Pozzluca, migliora la sua prestazione ma non è il record che ha fatto stabilire Canino. Canino in 1.51.683. E attenzione, quindi Pozzluca, si peggiora, perché era a un decimo dal T2 di Canino. E allora è rimasto solo Pozzluca e Ferra, che anche lui si sta migliorando ma non è in linea per attaccare la pole position, che probabilmente verrà confermata da parte di Luca Pozzi, migliorandosi anche in 1.51.155 millesimi. Ci sono solo due numeri combinati, l'1 e il 5 nel tempo di Pozzluca. Vediamo come va quindi a concludere Fabio Ferracini. Non abbiamo fatto in tempo a prendere il tempo. 2.447. E quindi rimane in sesta posizione, confermata la pole position per Pozzluca. Non è la sua prima, poiché nell'ultimo GP ad Abu Dhabi, nella Premier League della passata stagione, ottenne la sua prima pole sul Formula Italian Team, in particolar modo nella categoria Prime League. È la sua prima pole di questa stagione, e invece si conferma quello che diciamo in precedenza del terzo diverso poleman. Magari vedremo se la prossima settimana, quando andremo in Cina, potremo avere addirittura il quarto, riuscire quindi a stabilire questo record. Per il momento abbiamo eguagliato la stagione 2016, 2017 e 2019 con tre diversi poleman nelle prime tre qualifiche. Non è riuscito ad ottenere la vittoria Emis, scattato dalla pole in Australia, ce l'ha fatta invece Canino, scattato dalla pole in Bahrain. Quindi per il momento abbiamo un 50-50 a livello statistico su quanto è accaduto per ora in Prime. Non è accaduto nulla in Prime nelle passate stagioni su questo circuito, visto che siamo all'esordio. È tra l'altro il 23esimo circuito che ospita un gran premio di Prime League, a meno 5 dal dato della Master, che invece si trova a quota 28, visto che ha corso anche al Nürburgring, in Valencia, in Corea, India e Turchia. Ovviamente la Master si corre con la titolazione Master League dal 2011, e quindi ci sono stati diversi GP in più, ed ovviamente tutti quanti i campionati, oltre al più uno del Vietnam, quest'anno avranno tra due settimane, sì, dopo la pausa se non vado errato, avremo il più uno anche dalla parte del circuito di Zandvoort in Olanda, con il ritorno e esordio per quanto riguarda i campionati FIT con il circuito olandese. Non splende il sole, risulta dietro le nuvolette in questo momento, non riusciamo a vederlo, però almeno non piove, Raffo, quindi un segno positivo, e soprattutto a livello strategico un segno che sarà una gara molto molto divertente, perché l'abbiamo vista anche lunedì in Sport ed anche martedì con la Pro, con quella 50% che è stata ricreata dopo le difficoltà della prima stanza. Sì, abbiamo visto due gare molto divertenti, anche la Master League, dove sono tutti attaccati. Adesso non piove, però con questo cielo nuvoloso e cupo non si sa mai, magari fra un paio di giri arriverà la pioggia, e potremo capirlo anche dalle strategie che verranno adottate adesso dai piloti. Salutiamo tutti quanti, Sdem, Francesco Pinna, sempre buon Luca, che ci stanno seguendo. Siamo in 18, però in pochi si palesano dalla chat. Non state in silenzio che prendete solo punti, dai, tirate i fit points, guarda. Non so, dovremmo mettere dei premi, non so cosa succede. Un saluto a tutti quanti, quindi Fit Raffo immagino sei tu. Sì. Attenzione, abbonati Prime, poi vedremo, succederanno cose nel mentre che le vetture intanto stanno lasciando la griglia di partenza. Un minimo di serietà per vedere quelle che saranno le strategie abbastanza pittoresche e abbastanza interessanti, perché con la gomma media abbiamo Pozzluca, Zampi in top 10. Fuori dal lato ovviamente tutti partiranno con gomma nuova e hanno tutte libertà di scegliere la mescola, perché la qualifica si è disputata su gomme da bagnato e quindi c'è totale libertà da parte dei piloti. Dicevamo, su gomma media Pozzluca, Zampi, Naspaz, Chicco Medio, Chicco Driver e Chris Master scelgono la Hart, Krikkonen, Robby, Doctor Who ed Alex Pilotino. Tutti gli altri invece sulla soft, con quindi uno Stefano Canino ed Effe che vorranno sicuramente attaccare nel corso dei primissimi giri, delle primissime curve, la leadership di Pozzluca.
momento vetture, quindi. Scelta particolare di partire con la Arda, anche i primi giri soffriranno particolarmente. A giudicare da queste strategie varie, non credo ci sarà la pioggia a questo punto. I primi giri faticherà tanto, soprattutto Alex Pilotino, magari lì in mezzo al gruppo che dietro ha gente con gomme rosse e gomma media. Vedremo. Posso aggiungere che faticheranno anche chi ha la media, soprattutto con questo meteo e questa temperatura, scivolerà tantissimo a inizio I piloti stanno cercando di scaldare le gomme e stanno creando anche qualche situazione un po' di panico. C'era stato quasi un contatto tra Dr. Wu e Naspers. Stiamo seguendo i piloti che stanno un po' alla volta scaldando lo pneumatico. Tanto lag almeno dalla live da parte di Emis, lo vediamo muoversi in maniera molto difficoltosa. Lo vediamo anche dall'onboard di Fabio, anche se con una sola tacca. Speriamo vada tutto bene per lui, che ha dovuto abbandonare e sventolare bandiera bianca in Australia, quando il regolamento ancora non prevedeva, non permetteva ai piloti il ringresso in stanza, perché ciò andava a buggare il limite della pista e quindi eventuali piloti potevano, tra virgolette, approfittarne. Ci segnalano anche un lag di Pozluca, ce lo segnala Smokeman, Davide Io non Semperboni, vedo bene. probabilmente lo vedevo con un'attacca dall'onboard di Canino. Vediamo, ovviamente affidamento alla direzione di gara, sappiamo che ciò che vediamo spesso in modalità spettatore non combacia con quanto vedono i piloti. Speriamo comunque vada tutto bene e che magari forse sia leggero, che vada solo a stabilizzare. Vediamo insomma l'impressione, intanto la strategia con le eventuali due soste molto quotate, ma attenzione al rilascio della frizione verso la staccata di curva 1, perché sarà fondamentale. Con Stefano Canino con gli occhi probabilmente già puntati verso la staccata di curva 1, con intanto la bandiera verde sventolata in fondo, e quindi giro di formazione. In conclusione tutte le vetture sono pronte sulla griglia di partenza, e allora ci siamo per dare il via al terzo round della stagione 2020-2021 con la Prime League. 5 semafori che si stanno per accendere. E scatta in questo momento il Gran Premio del Vietnam, esordio qui da noi. Buono lo scatto ovviamente con la mescola soft di Stefano Canino, che è già davanti. Pardon, mi ci viene dato Fabio Max. E gravi, si sovrappongono Sì. un po' il solito disastro in curva 1 con Stefano Canino, che viene confermato davanti a Pozluca, poi via via la Marmaglia al centro del gruppo qui all'arena. Questo è Lopeschi, che sì, da gravi viene dato in settima posizione, ma affidiamoci a ciò che vediamo in pista. Dietro di Lopeschi troviamo la Mercedes di F in quarta posizione, poi dietro di lui Ferra, Zampi, Emis, via via tutti gli altri piloti. Vengono addirittura sventolate le bandiere blu. Speriamo che alcuni piloti non siano addirittura considerati doppiati, come era accaduto a Just Lawler, alla quale era stato fatto saltare un giro martedì in Pro Ah, League, bandiera gialla attenzione, nel Kiko Drae. T2. No, no, ho visto un'ala volare. Non è quella di Kiko Drae, è quella di Kiko Medio. Ah, chi come dico, quindi alfiere della Ferrari, il suo cavallino in questo momento ha zoppato. C'è un Allora, danno anche per F, ci sono davvero tanti danni, Ernesto. sì, allora, danno per F che è andato all'interno di gruppo 1 di Pozluca e Tornala. Poi per Fabio Max, Alex Pilotino e chi come Dio completamente distinto. Brillantemente reattivo anche il sorpasso da parte di Lopez, che nei confronti di Pozluca è arrivato alla staccata del tornantino dopo un lungo rettilineo con il DRS ovviamente ancora disabilitato. Vedremo se F con questo danno all'ala sulla paratia di destra, un 12% segnalato nel lifetiming, riuscirà comunque a sfruttare la mescola più morbida e compiere il sorpasso. Krekkonen, 14° posto finora per lui, risalito bene finora. Si trova dietro ad Alex Pilotino, che ha un danno, quindi attenzione con Krekkonen, che prova a farsi vedere qui anche nel misto. Sbanda un po' la Williams di Alex Pilotino nel ritornare in box. Via libera quindi per la Racing Point, va lungo lì nelle retrovie Robby alla penultima curva. Vediamo se Kiko Driver tenta di inserirsi. Bagarre particolarmente vivace qui tra piloti non di primo pelo, vediamoli in questo modo. Daniele Brea prova anche a farsi vedere, c'è lotta anche tra Zampi ed Emis nel tratto di curva 2 e 3, quindi probabilmente un attacco a curva 1 da parte di Zampi. Ed Emis, che ha magari tentato di resistere, è andato ai box. Alex Pilotino, c'è davvero un disastro per quanto riguarda la classifica. Però Sì, aspettiamo che quindi abbiamo questi visto che primi parte di giri, sera. sì, vada a sistemare nel migliore dei modi. Confermiamo per il momento la prima posizione Stefano. Oh, Lopez, Attacco che sconsiderato di Dr. Wu che rompe l'ala a Naspers. è un... Ah, mannaggia, Dr. Wu, che lo Io avevamo ho elogiato. visto. Sì. La squadra continua a volare Kiko flap. Drive le Roby. Mamma mia, la Roby di traverso. È confermato anche il danno per Lopez, che anche dal lifetiming, perdonatemi, il 63% lo abbiamo visto uscire da curva 3, se non vado errato, andare ad impattare sul muretto di sinistra, ovviamente sinistra Mannaggia. per il pilota,
qui Naspaz ancora in lotta con Doctor Who, davvero tanta azione come era prevedibile, soprattutto a causa delle differenze di mescole ed ovviamente a causa della conformazione del tracciato. Sì, sono davvero in tanti ad avere un danno in questo momento. Torniamo lì davanti con Lopez, che quindi va ai box. Ovviamente gara compromessa in questo momento, ma danno, sappiamo che è lunghissima e sta succedendo già tanto. Sì, danno anche a Krikkonen. Allora, per il momento la grafica sembra aiutarci facendo un po' di ordine con il DRS che viene abilitato, con Canino che prosegue quindi indisturbato con 3 secondi e 6 di vantaggio nei confronti di Luca Pozzi, che si porta nello zainetto F22 Fabio Scarpato con la vettura azzoppata. Qui va discretamente l'arco in impostazione di curva 2, non permesso da parte della direzione di gara. Probabilmente andrà ad alzare il piede, ma credo sia più dettato dal danno all'alaca sulla parte di destra, quindi in quella fase va in sottosterzo la vettura e non riesce ad avere una linea ottimale. Dietro c'è ancora lotta tra Zampi ed Emis, se le stanno suonando di santa ragione in questi primi giri. Va lungo Emis, vediamo se è stato un incrocio. Zampi e ce la fa, da dietro spettatore Long in questo carosello. Oh, vicino il contatto, mamma che rischio. Dici? Volata via l'ala di Daniele Play. Ah, mannaggia Daniele. Anche quella di Robby. No. Sì, no, ho visto un'ala rosa. No, eri Crick. No, eri... Oh, mamma mia. Vedo troppi danni. Purtroppo nelle retrovie anche tracciato, come detto, che non aiuta la conformazione, di soprattutto. Era di lungo Zampi. Allora Long ne approfitta, panciata tra i due con la quasi testa coda da parte di Emis, qui in trazione in uscita dal tornantino. Long che stava cercando di approfittare dell'errore di Zampi, va dentro. Mamma che rischio, che è la differenza di mescola, ma attenzione perché il dottore qui stava prendendo un rischio discretamente inutile, stava cercando di capitalizzare bene l'errore di Zampi alla stacca del tornantino, nella quale è andato lungo, però poi è riuscito a trazionare bene. Long troppo ottimistico poi nella staccata, nella secca destra all'esterno di curva 13. Passata da Kiko Driver, stava attaccando Lopez. Siamo arrivati stava tardi con le immagini. No, stava attaccando Daniele Play. E senza car virtuale. Oh, per il ritiro di Robby. Sta arrivando Naspaz ora nella sinistra che sembra non chiudere. 5 secondi per Long. Avis, collisione con Dottor Long. Mannaggia, quante difficoltà in questo avvio. Avis ha rotto l'ala. L'abbiamo già visto un po' in difficoltà in trazione ed adesso quindi ciò non aiuta un po' questa virtual safety car per Krikkonen, che peccato, aveva fatto una bella partenza scattando all'ultima posizione fino alla 14esima, poi è arrivato questo danno all'ala. Già si perde poco comunque qui rispetto agli altri circuiti nella pit lane, almeno con questa virtual safety car diciamo che non è ancora finita per lui. Compromessa la gara per le due Ferrari con Lopez in questo momento 12esimo e chi come Dio in 16esima piazza in questo momento. Lì davanti tanta azione ancora con Long, che sul rettifilo riesce a scavalcare Zampi ed immagino anche il tornantino dall'esterno. F con Pozzluca. Ferra dove si stava andando ad infilare sul muro. Speriamo non abbia riportato danni, e è sembrato riuscire a parzializzare in anticipo. Mannaggia. Intanto anche pochi giri fa c'era Francesco Pinna che fa: oggi mi sento di dire che vincerà l'Openski. L'appoggia lì. Sai chi andare a prendere a casa. Azione anche tra Doctor Who e Chris Master. Con Doctor Who che nonostante la hard. Dove è andato? Era arrivato all'ingresso dello stadio, praticamente. Al gate C. Mannaggia. Per il momento con questa gomma media vediamo fino a dove può risalire l'88 di Maranello. Avvio davvero difficoltoso. Torna ai box Emis dopo quel danno all'ala, dopo quella tamponata nei confronti di Arlong, e ho la sensazione che gli verranno fatti scontare molto probabilmente 5 secondi di stop and go. Infatti i meccanici della McLaren aspettano ad intervenire sulla vettura. Viene sostituita anche l'ala, a meno di una safety car, se non vado errato, dal regolamento questi 5 secondi eventualmente se li potrebbe far rimuovere. Qui le carousel, non succede ancora nulla per il momento, almeno in percorrenza decisamente più facile, anche se sbanda un po' qui Ferra in trazione, decisamente più facile il sorpasso adesso con il DRS ed un lunghissimo rettilineo che ci porterà alla staccata del tornantino molto molto vicino. Sceglie la virtuale traiettoria interna con Pozzluca, che abbastanza
resistente all'esterno, ci ha provato in qualche modo a mettere almeno un po' di ansia a Ferra. Fatto sta che il tutto si è risolto con questi primi 5 giri di caos si sono risolti con Stefano Canino al comando con quasi 6 secondi nei confronti di F, 5-8 come vedete dalla grafica. Salutiamo Francesco NC, Lewis, Flaminio, Smok, che ci segnala anche il lag di Krikkonen, probabilmente era nei primissimi giri. Non ho visto più che altro troppo lag, se non da parte di Emis, più che altro tutti gli altri contatti sono sembrati contatti che ci aspettavamo su un circuito del genere. Adesso c'è anche un po' di calma, visto che i piloti si sono separati, ciò aiuta Mari a fare un po' di ordine, soprattutto con le strategie, visto che siamo al sesto giro, solo i primi 7 hanno percorso questi primi 5 giri senza difficoltà. La difficoltà arriva adesso per Poz Luca, in uscita dal primo tratto dell'arena, che è andato a rischiare di andare contro le barriere. Già una sosta effettuata da Lopez, Key, Emis, Naspaz, Alex Pilotino, Krikkonen e chi come Dio. Approfittiamo anche di questa grafica per vedere ottima progressione di Chris Master al via, 8 posizioni guadagnate, ovviamente approfittando delle tante soste anticipate citate in precedenza. Danni all'ala. Ah, ancora. Attenzione a Krikkonen, no, Dr. Wu e Chris Master. Sì, con Chris Master che si sta riportando sotto, visto il vantaggio di mescola. Lopez l'ha spinnata, l'abbiamo visto arrivare molto lungo alla staccata del tornantino, ma già aveva effettuato la sosta a causa di un danno all'ala che, almeno da quello che ho visto con le immagini, si è procurato da solo andando ad impattare in uscita da curva 4, se non vado errato, la destra, veloce, ha impattato con la parte sinistra dell'ala. Intanto lotta tra Chris Master e Dr. Who, in trazione riesce a chiudere la manovra, complice un Dr. Who che è arrivato lungo sul cordone, ma soprattutto la differenza di mescola. Per il momento la media di Chris sta lavorando molto meglio della siduratura, ma da quel che ho capito nel corso della settimana, bruttissima hard che per il momento calza la Red Bull di Dr. Who. Lotta Lo pensi su Kiko Driver? Un tratto particolare per completare un sorpasso, forse un errore di Kiko? Credo sì, era particolarmente lento e fermo. E non ha danni l'ala. Lopensky intanto rientra in box di nuovo dopo pochissimi mannaggia, sì, un 38% sulla parte sinistra della sua ala. Proseguono lì davanti, a proposito di danni, anche F e Ferra, come abbiamo visto in precedenza, danneggiato fin dal primissimo giro per F, qualche tornata fa per Ferra l'ala, un danno abbastanza lieve, torna al 10%, quasi 20% invece per Fabio Max. Gli altri piloti per il momento non hanno deviazioni di flusso, almeno per quanto riguarda l'ala anteriore. Chissà se ci sono ancora i danni al posteriore. Ogni tanto il fondo l'ha sentito toccare, occhio alle bandiere gialle. È girato una racing point, giusto, che è quella di Krikkonen. Questo è il dato statistico. Lopensky ha messo tutte e tre i libri di mescola. Oh mamma, Krikkonen si è girato in curva 1. No, man. Sovravanzato ora da chi come Dio, tante difficoltà in questo circuito, ne parlavamo nei commenti dei suoi highlights della gara di lunedì in Sport League, dove è andato particolarmente bene, dove sembrava ottimo il feeling con il tracciato. Adesso si ritrova a combattere contro il suo compagno di scuderia chi come Dio, per il momento alla gomma soft. Vedremo quello che succederà tra i due piloti della Ferrari. Molto veloce chi come Dio, forse alza un po' troppo in anticipo per Krikkonen lasciarsi sfilare. Krikkonen l'abbiamo visto finire in testa quota e quasi rischiare di essere centrato da una Red Bull. Ho guardato male il live timing, avevamo il danno, e quindi va senza problemi il sorpasso di Stefano Canino nei confronti di Stefano Canino, di Lopez, che nei confronti del suo compagno di scuderia chi come Dio. Torniamo con Stefano Canino con quasi 6 secondi di vantaggio, ha continuato a guadagnare quasi un secondino in queste ultime 3 tornate. Ferra si è rifatto un po' sotto ad F, ha recuperato mezzo secondo. Vediamo, siamo anche abbastanza vicini alla sosta. È una soft nuova, mi aspettavo di vedere intorno al decimo giro una sosta,
E il discorso pit stop è particolarmente interessante poiché anche la grafica ce l'ha consigliata le due soste, ma soprattutto in settimana abbiamo visto quanto paghi di più avere la mescola, calzare quanto più tempo possibile la mescola soft, visto che è assolutamente la gomma da gara in questo tracciato. Esce il sole. È un po' Sì. sì. Ah, l'ho visto all'improvviso da nuvolo sole. Vediamo se magari l'aumento della temperatura aiuta la media di Poz Luca, che almeno all'anteriore sinistra è abbastanza segnata da questa inquadratura. Comunque si sta, diciamo, difendendo egregiamente rispetto a Sta Ferra crollando, ed sì. F. Ok, il danno Sta all'ala per i due crollando. piloti, però è lì per il momento Poz Luca. Fabio Max Bobus. Fabio, sì, anche per sostituire l'ala. Sì, Del primo con gomma rossa a fermarsi. il primo che non ha, diciamo, non l'ha sostituita già. Hard? Vediamo cosa sceglie. Arda, sì. Cambio Gare anche gialle dell'ala, C3. bandiere gialle di nuovo. Si è Sembra. girato una racing point, quella Eh di sì, qui. sembra Krikkonen. Sempre FIFA. Pista davvero ostica. Sì, Non ha danni. Lascia sfilare anche. la Renault di Naspaz, sì. Non è una spazio. Allora Attenzione, Fabio, Poz Max è in Luca uscita dalla pit lane, dodicesimo al allora. DRS di Ferra. Vediamo se arriva un po' tardi in realtà per tentare un attacco. La staccata del tornantino, qualche movimento un po' non linearissimo da parte di Poz Luca, almeno per quanto riguarda, immagino, la connessione, però molto molto lieve, è più per giustificare, diciamo, quanto vediamo in pista con una non fluidità nei suoi movimenti. Quasi sicuramente con Ferra non Comunque, c'è nessuna difficoltà. giusto per ricordarvi, sia F che Ferra non danno all'ala. Sì. Però è emblematico che Long non sta guadagnando così tanto su Poz Luca, quindi ok il danno all'ala, però nemmeno Long, che invece ha la stessa soft con la stessa usura di F e Ferra, riesce a. Ok, immagino a questo punto il crollo definitivo della mescola morbida, perché è lì a 3. Era a 3-2, adesso a 3-6. Immagino che sia il momento per Poz Luca di smuovere un po' le carte in tavola, sopravanzare Ferra, avvicinarsi quanto più possibile ad F e soprattutto a Stefano Canino, perché 6 secondi e mezzo a livello di strategia dubito si possano recuperare con una singola sosta, visto soprattutto quanto poco si perde in questa pista facendo le due soste. Ah, lunedì abbiamo visto Errore una Poz Luca. sosta Sì, quasi non ha per preso un tutti. bel punto di corda. Eh sì, ovviamente poi se lo porta qui per tutta la rotatoria, come la soprannominata Luca Flaminio, e quindi La compromette rotonda, scusa. la rotonda, giusto? E quindi compromette poi tutto il rettifilo, non riesce a sopravanzare Ferra ed è un altro giro dietro alla Red Bull. Ricci Raffo a proposito di Red Bull. No, Ferra sembrava di averne un po' di più di F negli ultimi giri. In realtà si è un po' stabilizzato, ha recuperato un secondo buono. Adesso sto parlando, ha già ripreso già 3 decimi in una curva. Vedo F che continua a bloccare invece, credo che la sua gomma stia pian piano morendo e sta soffrendo di più rispetto a Poz Luca e a Ferra. È arrivato anche Emis nei confronti di Kiko Driver. Probabilmente un sorpasso facile qui sul F rettilineo box. con Anche il Stefano Canino. DRS. Kiko Driver si tiene sulla virtuale destra, la traiettoria esterna, la staccata. E quindi Emis va sereno. Dentro quindi Stefano Canino, F e Dierlong. Azione per la Haas, tutto limpido, Ah, Ferra preciso. lungo in curva 1. Allora si espone ad un attacco da parte di Poz Luca e soprattutto ad una perdita di tempo importante nei confronti di Erlong per un eventuale undercut. Intanto Stefano Canino ed F vanno sulla hard. Si appoggiano alla strategia impostata per il momento, immagino, a Poz Luca, visto che è partito con la mescola media. Fossi in Poz Luca adesso, la strategia di puntare su una doppia soft ci penserei, poiché 6 secondi in questo momento non li riprende a Canino, perché se Poz Controllando Luca media. vuole andare sulla hard, infatti Long invece va sulla media. Diciamo, se Poz Luca voleva andare sulla hard, in questo momento forse c'è tempo per riflettere
almeno per giocarsi sicuramente la seconda posizione. Magari la doppia soft gli può permettere anche di impensierire, così come sta facendo Faccio adesso Luca di Ferra, Ferra. verso la staccata del tornantino. Potrebbe, come detto, impensierire quindi anche alla prima posizione di Stefano Canino. Vediamo. Intanto si libera di Fabio Ferracini, leader del mondiale, che scoda un po' in trazione in uscita dal tornantino verso F l'inizio del non ha T3. riparato il danno all'ala. Ah, magari ha preferito non perdere tempo, oppure semplicemente Darsi. non è arrivata la giusta comunicazione. Può capitare con il muretto box. Ferra ha perso parecchio in questo giro. Eh sì, infatti torna in box, attenzione al pit limiter impostato a 60 km orari. Siamo in un cittadino, il quarto cittadino ad ospitare un GP di Formula 1 in questa stagione, il quarto tra l'altro anche GP in Asia, dopo Cina, Singapore e Giappone. Bandiere gialle nel T2, attenzione. Massa, chicco driver. Attenzione perché riesce a ripartire con un danno sulla paratia di sinistra in uscita dal tornantino, quasi sicuramente in Ferra trazione verso la riparava. vettura. E allora Ferra, che immagino perderà facilmente la posizione nei confronti di Erlong, che adesso ora all'inizio del dodicesimo giro, però potrà tagliare tutta la prima curva Ferra, però non ha ancora disattivato il limitatore, quindi sta perdendo tanto, immagino resterà dietro, quindi a Long. Lotta con il suo compagno di scuderia, Doctor Who, con Doc, che ha 11 giri sulla mescolarda, quindi quasi sicuramente lascerà strada al suo compagno di scuderia. Fabio Ferracini, anche in questo caso, così come accaduto in precedenza con chi, come Dio, non perfetti, si poteva fare meglio, ci si poteva tirare un po' di scia. Comunque, bravi, puliti, non hanno perso troppo, ha perso un pochino di tempo Doctor Who sul suo passo gara. Per il momento quindi settima posizione per Ferra. Lì davanti è da controllare anche il divario tra Zampi e Stefano Canino, perché potrebbe essere un alleato. Zampi, se deciderà di difendersi nei confronti di Stefano Canino, ovviamente alleato nei confronti di Pozzoluca, perché far perdere del tempo a Stefano, che aveva 6 secondi di vantaggio su Ferra, quindi quasi 7 nei confronti di Pozzoluca prima della sua sosta, potrebbe Chicco essere box. una carta in più a mescolare le strategie in questo GP. A fine gara faremo il conto di chi non ha ali rotte. Beh, non lo so chi. Allora, F e Ferre ce l'hanno. Per il momento Pozzoluca, Zampi e Stefano non hanno sicuramente rotto l'ala, anche di Erlong. Già Chris Master mi viene il dubbio, i primi giri No, l'avevamo visto al neanche centro Chris. gruppo, neanche Chris. E Doctor Who? È Neanche. difficile, lei ricorda tutto, cioè la No, storia sto sul guardando il timing. timing e semplicemente non si sono mai fermati a box e non hanno. Ma ingegnoso lei. Ma se E non hanno danni. l'hanno riparate nel mentre che andavano? Attenzione, Cosa? Lopeschi! Così. Preso a passare Oh l'Aspaz del mamma futuro, ha mia. rotto tutto. Safety Safety car. car cambia la seconda Mamma, anche della Naspers, tutto stagione rotto. qui in Prime League per i detriti lasciati dalla SF1000 lì E nel adesso misto cosa con un farà contatto Pozzoluca? con la Renault. Misto drive Miss. through di nuovo, mannaggia. Credo si Aveva già preso una fermeranno. penalità in precedenza. Beh, per Pozzoluca adesso è molto molto più divertente la gara, perché Anche la perché può impostare su due cosa rosse. metterà? Anche Ma due rosse, perché hanno già immagino. transitato sul traguardo loro, La quindi. rossa. Anche per Zampi è una ottima strategia in questo momento, perché sono entrambi partiti con la media. Per Stefano Canino non ha due rosse, perché lui c'è partito. Quindi è difficile per Dicevo, Stefano Canino, e credo ho una possa andare sulla rossa. media. Ah. Dicevo, metteranno una sola rossa arriva fino alla fine, considerato che almeno due giri di safety car ci saranno. Ma è dura. Una Non. sola rossa. Con la rossa fino in 13 fondo è tiri, mamma. tosta. Vi dico che lunedì qualcuno, adesso che è interessato si va a guardare la live della Sport, ha fatto 12 giri con la rossa alla fine. Vediamo, intanto E Pozzoluca box Pozzoluca opta per la Zampi. rossa, Canino continua. La mia continua e È la Pozzoluca scelta anche più lui sulla logica, diciamo, rossa. per lui. Una Zampi media non ne hard. vale la pena. Pozzoluca rossa, Zampi hard. Prosegue anche F e anche di Erlong. La scelta di Long già è più particolare, perché
Nel mentre che F e Stefano Grillo non hanno, diciamo, troppe carte nel mazzo da poter scegliere per quanto riguarda la loro strategia, insomma, in questo momento hanno l'AR da pochissimi giri, tanto vale continuare, tanto vale sperare che gli altri facciano una sosta in più. E Long invece è partito con la rossa, è passato alla media. Ci poteva pensare, credo, ad un'altra rossa o a questo punto adagiarsi anche lui su un hard, così come ha fatto Zampi. Bella Poteva mettere media, non ci Marzovic se arrivo, ce se l'aveva o no. Ah, sì. comunque si stanno rifacendo alla strategia di Patrick Sperry di lunedì, che è partito con la gialla, ha allungato la vita della gomma sfruttando la safety car iniziale, Va. Mi poi ha permetto di dire che mandato però ci vuole Rossi. essere Patrick per gestire, cioè Patrick ha una gestione sia dei limiti della pista che soprattutto della gomma. L'anno scorso in Patrick è sport, Patrick. cioè non. Patrick, gli ultimi Boh, non. giri di gialla non prendeva i cordoli per. Appunto. Io gli voglio un bene dell'anima da Andrea, a tantissimi ragazzi qui in Prime, però sono ancora molto da smussare. Patrick invece credo fosse partito fin dal primo giro a dire no, la gomma la devo gestire tutta. Sì, quando è uscita la safety car, l'unica safety car che il primo giro, lui già ha impostato la gara allungando la vita della Charlie. Infatti ha Vediamo. fatto una gara eccezionale, è arrivato anche secondo poi, quindi. Ancora devono uscire i risultati finali. Esatto. ci vorrei, intanto l'appoggi lì anche tu, piano piano con quest'ansia. Beh, purtroppo sappiamo che lui, se non ha la registrazione della gara, sono diversi i giri che sono stati richiesti da parte della direzione di gara. Zampi intanto ritorna di nuovo ai box. Forse fa anche in tempo a riuscire davanti a Chris Masters, perché ha 13 secondi di vantaggio. Zampi ha smarcato la regola del doppio cambio di mezzo. Ma partiva con la media, Zampi, poteva già mettere la Sì, ha rossa. messo la hard e adesso vediamo cosa mette. Ma credo andrà sulla rossa. Oh, La mette media, ovviamente. media. Sì, gli dà più sicurezza di arrivare in fondo. E che rodeo sia, come dice il Modena CVR46, sarà davvero un finale di GP molto molto divertente qui per la prima volta con la Premier League ad Hanoi. Per il momento tante, i colpi di scena più che altro da metà gruppo in poi, manca all'appello un pilota importante come Lopez, visto che è salito sul podio, visto che è lì in terza posizione per quanto riguarda la lotta al titolo, Stefano Canino in seconda, il momento è in prima posizione al comando del GP. Ferrea, leader del mondiale, si trova a sesto. Un po' attardato anche Emis, per la verità, in nona posizione. Bravo Daniele Play, che in un modo o nell'altro si ritrova in ottava posizione. Bella la safety car, purtroppo per i danni riportati a Lopez e Naspers, al momento 12° e 13°. Bella la safety car, che però permette anche il rientro di Krikkonen, autore di un GP per il momento davvero molto molto difficoltoso. Torna ai box anche Alex Pilotino, diamo un po' di spazio anche al pilota Williams, errore di Naspat, Aspaz, vediamo si è dove, ritirato. ritirato sotto Ah, regime di Virtual curva Safety 2-3. Car, sta transitando adesso Kiko Driver, magari ha perso la vettura, magari si è distratto, mamma, è andato drittissimo. C'era l'IA però attiva, Ah, guardando. no, Adesso no. deve essere Ah, ritirato. ok. Forse si è distratto, forse una difficoltà nel rispettare il delta, fatto sta che purtroppo perdiamo un protagonista Alex soprattutto Pilotino è molto arrotolata simpatico. invece. No, ma Infatti è entrata in box e l'ha cambiata. vabbè, finché siamo sotto regime di safety car, sì, finché siamo sotto regime di safety car e quindi i piloti riescono a riaccodarsi, abbastanza positivo, anche se Krikkonen è un minuto e qualcosa, credo sia doppiato. 1,33 davanti a lui, chi c'è? Sì, C'è una Krikkonen è McLaren? doppiato. Ah, e allora è molto difficile per lui la situazione. Quasi converrà per lui, immagino, forse tornare ai box quando il gruppo si ricompatterà. Per il momento sono tutti separati: Fabio Max, Doctor Who. Ah, in Ok, si realtà trova è dietro a Fabio Max, quindi dietro Fabio sì. Max, sì. Allora, diciamo, potrebbe anche restare lì, tra virgolette, anche se dietro di lui ci arriveranno Lopez e Kiko Driver. Cosa succede qui con piloti che guadagnano posizioni? Attenzione, perché credo che qualcuno abbia adesso da dover restituire la posizione, ma il gioco non capisce chi deve restituire cosa, e assistiamo a scene discretamente colorite. Zampi Arrivano 5 5 secondi. secondi. Ah, mannaggia. Ecco, Oh, anche un qua si tamponamento, vedono qui cose. Daniele Play costretto a fermarsi per non prendere la penalità, sta succedendo di tutto. Essenzialmente, visto che pochi, soprattutto chi è sulla media, dovrà
rifermarsi ai box. Io fossi loro, ok, guadagno questa posizione, il gioco mi dice così, non la posso restituire perché anche all'altro pilota viene dato questo messaggio, mi prendo la penalità e me la faccio rimuovere nel post gara. Evito di creare questa situazione di pericolo. Ovviamente è la prima volta, immagino, per magari determinati piloti che ricevono questo messaggio, quindi per il futuro credo. Inesperienza. Beh sì, a questo punto mettersi fuori pista. Così si risulta una vettura in difficoltà e si sta a posto. Certo, trovarlo fuori pista in questo No, più che altro il disastro concetto di è non Moretti. so passare durante il regime di safety car, È perché se quello stare sorpasso attenti, succede sì. quello e il gioco impazzisce. Una distanza di sicurezza, bisogna essere sempre molto molto attenti, anche perché di solito chi sta dietro, se poi uno tampona, c'è poco da dire, apro la disputa, e di solito chi sta dietro difficilmente ha ragione, quindi è molto difficoltoso. Non Safety car sarà... Ah, rientra. allora, perfetto, Alex salta tutto Pilotino è perché... bello lontano. Infatti volevo dire, non sarà difficoltoso il rientro per Alex Pilotino, invece sarà molto molto difficile perché è lontanissimo. Safety car e quindi sta per rientrare. Al termine di questa tornata con Canino che prende già un po' di marcia nei confronti di Pozzuluco, un Pozzuluco che per il momento aspetta, rimane arretrato. Attenzione alla ripartenza perché Stefano Canino ha deciso di non fermarsi, Pozzuluco invece ha optato per la mescola più morbida. Ci vogliono ancora 4 curve per arrivare, per tornare sul rettifilo principale e ridare il via a questo terzo GP con la Prime League. Adesso alla penultima, tornantino verso sinistra per Canino che torna sull'acceleratore. E va ad iniziare quindi la 17ª tornata, 12 al termine, già attaccatissimo Pozzuluco che è uscito fortissimo dall'ultima curva nei confronti di Stefano Ioli, se tenta di inventarsi qualcosa qui a curva 1 non ce n'è e soprattutto c'è molto più grip sulla sua mescola morbida per costruire un sorpasso decisamente più facile rispetto ad un attacco scellerato eventualmente in quella situazione alla Ma staccata Canino. della prima curva. Ovviamente DRS ancora disabilitato, visto che la gara è stata neutralizzata. Lopez che intanto riesce a sopravanzare Kiko Driver. Torniamo lì davanti con Stefano Canino e Pozzuluco. Anche una Red Bull, immagino Ferra. Perdonatemi questo rapido cambio di piloti. Ferra che si è solo fatto vedere nei confronti di Chris Masters. E allora restiamo con la coppia per la prima posizione, con un F che si è un po' allontanato, vista anche la differenza di Luca. mescola. Pozzuluco all'attacco. Sfiorando i muretti, tutto sulla sinistra, si tiene, rimane sulla sinistra anche dopo aver sopravanzato Stefano Ineo per difendere l'eventuale staccata al centro della pista, poi ritrova la traiettoria più esterna per impostare nel migliore dei modi la staccata e filare via quando siamo al Scusami, diciassettesimo giro. Non lo so se ci arriva fino alla bandiera a scacchi, dimmi. in tutto questo siamo dimenticati che Chris Master è quinto e anche lui ha Oh, è sfruttato la safety vero! car per Ed è mettere partito l'Argus. 18esimo, tipo. No, 17esimo. Soprattutto il fatto che la soft nuova può essere un tema molto molto interessante se riesce a sopravanzare di Erlong F e Stefano Canino per permettere a Pozzuluco magari anche di iniziare a gestirla questa gomma. È un peccato per Zampi che si è diciamo prodigato sulla mescola media perché era nella posizione che occupava in Ox e precedenza Miss. Chris Emis per Aveva. cosa? No. Per il Non era drive Andrew. through, sì. Ah, giusto, mannaggia, giusto, giusto. E allora uno dei candidati al titolo in questi primi GP davvero molto molto in difficoltà, 1-0 in Australia per quella disconnessione, in Bahrain lì a giocarsi il podio ma per un errore nella non apertura della disputa nei confronti del gioco, una penalità non rimossa gli è costata la quarta posizione in favore di Zampi, addirittura ha chiuso sesto in Bahrain, adesso anche un drive thru che lo estromette addirittura fuori dalla zona punti. Ovviamente gruppo compatto in questa prima fase, siamo con Chris Master vista il vantaggio di mescola che potrebbe portarlo almeno a mettere virtualmente i piedi sul podio, poi dovrà riuscire o a gestire questa gomma nel migliore dei modi oppure a fare una sosta e risalire ancora una volta con una soft nuova. Nel frattempo, Comunque, Poz Lucas si è preso 3 secondi da Stefano Canino, cioè ha dato 3 secondi esattamente, a Stefano Alex Pilotino ha di nuovo rotto l'ana. Canino. Ah, mannaggia. No, sì. Lopez Key, particolarmente vicino a Fabio Max, verso la staccata di curva 11. Alza il piede, Fabio Max, lascia sfilare. Diciamo un accordo. Oh, attenzione, Zampi e Ferra. Oh, lungo Oh, Zampi! lunghissimi entrambi. Attenzione a Doctor Who. Zampi No, ha ok, rotto. Ha dato una ruotata alle barriere Zampi. no. Fabio Max Muro. Sempre uscito da 13. Oh, Ah, drittissimo qui poi l'ho contro le visto barriere. questo. Attenzione che come Dio.
Poi che sopraggiungono adesso tutte le vetture, bandiere gialle qui nel T3, vediamo se arriverà qualcosa da parte della direzione di gara, vettura che io non ho idea come gli sia venuto in mente comunque di fare un T3 del genere con le barriere. Cioè nella realtà fatto alla Tia non... Pizza. Eh sì, ovviamente immagino avesse un danno, anche Fabio. Sì, completo. Allora, è stato proprio la Tia Prince che purtroppo ha trovato le barriere lunedì nello stesso tratto, stessa dinamica con il sottosterzo, vettura che ha tirato dritto contro le barriere. Nella realtà io non ho, se non con una gru, ma con una bandiera rossa, immagino per forza, con una... tanti detriti lì, insomma, rimbalzano, restano... non c'è una traiettoria di sicurezza dalla quale uscirne. Non ho la benché minima idea di cosa vedremo, se vedremo qualcosa l'anno prossimo, con la Formula 1 reale a da noi. Più vicino Chris Danno. Master nei confronti di Long, e allora questa volta F può vicino andare. Stefano. Riesce a chiudere la manovra. F la staccata sempre lungo al Chris tornantino. Master, che Allora bloccaggio. ringrazia Ferra Long. su zampi. Interazione, poi perde di nuovo. Incrocia zampi, incrocia zampi. Stessa manovra fatta in precedenza da Long per riprendersi la posizione nei Daniele confronti di Pei, Chris dottor Master. Wu. Davvero tanta, tanta azione. Comunque F è in terza posizione e lì attaccato a Stefano Canino e potrebbe prendere il suo primo podio in In questa carriera. stagione, nella scorsa Questa carriera, stagione nella scorsa stagione ne ha ha fatti visto. parecchi, Fabio. Sì. Era entrato da secondo in casa Mercedes, proprio a E ha sostituire Chris toccato il Master. muro, Ancora non so una se è volta, sì, ha sottorana. pizzicato. Non so, aspettiamo l'aggiornamento da parte del live timing. Eh sì, 12% sulla destra? No, O già era quello di c'era? prima. Era Ah, ok. quello di prima. No, Anche perché ha toccato quella ha parte sinistra, è preso. andata in vibrazione Sì. l'ala e si è rotta dall'altro lato. Ah, è probabile, questo gioco ogni tanto lo fa. Pazzuca 7 secondi di vantaggio. Ma 8 giri al termine, ne ha già fatti 5, davvero ne fa 13? Potrebbe, ma come potrebbe anche decidere di mettere un'altra rossa e ripassa tutti. Il 8 punto è che giri. con una sosta andiamo ad aggiornare il distacco dalla vetta, 16 secondi, è dietro a Daniele Play. Sono tanti da superarne 8, ok, lungo Aspetta rettilineo, che le deve però. fare. Se fa altri 3 giri, 2 giri, potrebbe guadagnare ancora. Già se rientra dietro a Chris, visto che Chris probabilmente si fermerà di nuovo anche lui, oppure avrà una soft molto consumata, già se rientra quindi lì in zona top 5 mi sembra molto fattibile. In questa situazione non lo so, quasi visto i 7 secondi si potrebbe Già pensare di peschi il gestirla dottor Wu. davvero E questa gomma. anche Cree e Zampi. E C'è si anche infila Ferra, Ferra su c'è... Chris Master. Occhio Ma Chris, Cree un po' attenzione, lungo. molto rispettoso, bravo a lasciare così tanto spazio a Ferra, sembrava stare andando lunghissimo. E Bello gomma anche sorta sul che passo non di Ferra. sta. Gomma sorta che non sta funzionando più nella testa di Chris, perché la prestazione c'è assolutamente, però ha fatto degli incroci, delle perdite di tempo che non gli stanno permettendo di esprimere il potenziale di questo pneumatico. Quasi 9 secondi, Pazzuca su Canino. Ma la rossa ne ha tanta di impatti. Pazzuca avrà un po' di calo, ma nulla di tragico. Avrà un vantaggio troppo grande a quel punto. Ci lo segnala così l'ingegnere in casa Racing Point, Luca Flaminio. Sì, infatti ha ragione Luca. Cioè, a fine vita la rossa andrà come l'hard. Deve solo stare attento a gestire l'usura per evitare una frattura. Bisognerà anche F vedere cosa, esatto, cosa decide esce bene dalla F. rotonda. Perché iniziare a battagliare con Stefano Canino potrebbe anche permettere a Long di rientrare in zona podio, ma soprattutto a Pazzuoli di guadagnare del tempo. Per ora, finché si sorpassano così, non è una grande perdita, anzi, guadagnano qualcosina sul rettifilo con il cambio di guardia, con probabilmente la modalità HERS erogata al massimo da parte della Mercedes di F. Ed ovviamente il DRS per chiudere la manovra nei confronti di Stefano Canino. Stefano Canino gli dimostra che lo stint della gomma più dura va molto in fiume. Come Ernesto ti ho sentito basso nel finale, non mi è arrivato. Dicevo che come si riconferma che Stefano Canino, come in Bahrain, sulla
la gomma più dura, la gomma hard, va molto in difficoltà col passo gara. Ah, è probabilmente anche sia magari lo stress del tracciato, della attenzione, intanto la bandiera c'è al mezzo. Lopensky vicino a Daniele Clay. E diciamo per carino, quasi sicuramente anche l'usura della gomma dovuta al pad forse è un più che non aiuta. Vedi che la gomma è più consumata, magari nel corso della settimana già sai che consumi di più rispetto agli altri provando, e forse mentalmente è più provante per lui e quindi si trova in difficoltà in questo momento. Si è attaccato anche Dr. Long. Vediamo se qui sul lungo rettilineo succede qualcosa, altrimenti ci rispostiamo. Attenzione con Emis e Kiko Driver. Passa, Kiko. No, facile, allora sul dritto ci spostiamo con Lopeskin in zona Daniele Play, sì. Quindi il DRS lì davanti non sembra star succedendo nulla tra Canino e DR Long, sono relativamente lontani. Sono probabilmente adesso a iniziare il T3, allora vediamo se Lopeskin tenta una mossa nei confronti di Daniele Plex, si difende verso l'interno, la staccata del Tolentino dall'esterno Lopeschi, profondi entrambi, attenzione, bloccaggio dell'anteriore destra anche per Daniele Plex, si accompagnano fuori i due con una panciata da parte di Daniele Plex nei confronti di Lopeschi, vigoroso il duello tra i due, speriamo non abbia riportato danni Lopeschi, ma anche Daniele Plex per magari continuarlo questo duello, sì ok, vigoroso, però è arrivato al centro della pista, non so quanto dare una colpa a uno o all'altro, perché lo spazio sembrava esserci all'esterno. Forse più un po' meno, di Daniele Play, Daniele Play forse ha accelerato un po' troppo presto in uscita di curva, allargando tanto la traiettoria. Fosse stato solo, sarebbe stato in pista tranquillamente, ma avendo Lopeskin a fianco l'ha buttato un po' sul cordolo, che il cordolo lì all'esterno è abbastanza alto e solleva un po' la macchina da terra. Intanto vedo una racing point altrimenti immagino Krikkonen rotolare. Parattia di destra. Sarà interessante nella realtà vedere cosa fare con l'angolo di sterzo. Sappiamo che Monaco è l'unico tracciato che richiede ai piloti, ai meccanici, di dover aumentare l'angolo di sterzo della vettura. Lopeskin su Daniele Play. Non so se anche qui sarà lo stesso. Intanto Lopeskin riesce a chiudere la manovra nei confronti di Daniele, però sono adesso al carosello. Lopeskin un po' largo, forse per preferire una migliore trazione, non sappiamo. Fatto sta che probabilmente si esporrà all'attacco nei confronti di Daniele Play adesso con il DRS. Lopeskin è quasi a 2 secondi nei confronti di Chris Master dal tentativo, forse anche di riacciuffare Ferra, insomma in qualche modo di giocarsi un eventuale top 5. Prima c'è da difendersi nei confronti di Daniele Play, per il momento tiene al centro della pista. Daniele Play si fa solo vedere alla staccata della 11. E allora resta ottavo Lopeskin. E allora vediamo se è il momento di attivarsi per Long. Zampi e Ferra, Zampi stava andando a muro. Mamma, Pasluca 13 secondi con 5 giri al termine. Credo che stanno 100% sulla destra. No, mannaggia. Infatti si lascia sopravanzare molto sportivamente dai piloti con la vettura sana dietro di lui. O meno con Dr. Fu, poverino, che era all'esterno della curva sbagliata. Allora vediamo, 5 giri al termine con 13 secondi da parte di Pozzoluca nei confronti di F. Vediamo, arriva questo dato proprio nel mentre che sul nostro canale Telegram viene aperto il sondaggio per votare il vostro driver of the day. Quindi ringraziamo tutti quanti voi che ci state seguendo qui in live su Twitch, e salutiamo anche l'eventuale restream, quasi sicuramente per non perdere i dati. L'archivio storico marchiato Fit, marchiato Prime League, quindi anche per quello che sarà il restream sul canale YouTube. Intanto particolarmente bella questa telecamera fissa che ha accompagnato le 5 vetture, questo trenino composto da Stefano Canino, Long, Zampi e Ferra lì al tratto della rotonda, sì. Beh, come Spagna, adesso non ricordo che curva è quella nel T3, che credo la Repsol. Allora no, nulla. Citavo un errore di Long in trazione. Valentino Rossi la chiama la curva dalla Lidl di un supermercato, adesso non ricordo. Ah sì, perché a Valentino non piace tratto. Non piace quella curva. Sì. Finisce la seconda zona di DRS.
Vabbè, questa possiamo chiamarla la rotonda dell'S lunga. Dai, che già tra un po' dobbiamo tornare nel parcheggio del Paul Ricard. Allora vediamo Parcheggio, 25. aeroporto, C'è dipende di dal punto tutto. di vista. No, l'aeroporto lo sai a Suzuka, non facciamo cose. Ah, sì. Fabio Max abbandona la stanza. Daniele Pei danno all'ala. Sì, dopo il ritiro avvenuto qualche tornata fa per Fabio Max, anche il definitivo saluto lo ritroveremo prossima settimana in Cina. Otto Long non apre il DRS? Fuori zona di arresto. Ah no, non l'aperto. È in zona DRS invece ferra con zampe. Entrambi Beh, si sono sarà ricongiunti. dimenticato, troppato, conoscendo. Vediamo anche Rinnovare il eventuale DRS. azione tra Chris Masters e chi come Dio, credo che si è fermato a montare la mescola soft. Vediamo se un'eventuale anche lotta tra i primi 5 escluso, tra i primi 6 escluso Pozluca, potrebbe anche permettere un rientro di Lopez che è lì a 7 secondi. Una lotta in un circuito così tortuoso può far perdere Chris tanto, Masters intanto su chi come Dio. sì, di potenza in uscita dallo primo tratto, dalla prima tribuna. Insomma, in uscita da MC curva Dottor Wu. 4. MC che si. Leggero cambio di traiettoria in frenata. Ma tutto a posto. Ah, Sì, Dottor riesce bene a Bombolardo in uscita. chiudere. Sì, va sul cordolo e quindi pregiudica Alex l'eventuale Pilotino incrocio, ma Box. sembrava averne di Eh più la sì, vista che Alex Pilotino, comunque altra ala. Stanno montando quelle di zampe. sta risalendo bene Manuel Nardacci dopo lo sfortunoso drive-thru. Credo che la Williams stesse andando abbastanza in perdita con Già questo era in problema. fallimento di Suzuki. Lopeschi sembra a 7 secondi, quindi difficile per lui. E rientro potremmo, come detto, avere una lotta qui. Tanto. Ah no, era Alex Pilotino che era andato in box, quindi Bandiera bandiere gialle gialla. per lo. Sono per Alex Pilotino che ha rallentato e si è lasciato doppiare. E dicevamo, oltre alla lotta qui per l'eventuale sesta, quinta, quarta, terza, se, anche seconda posizione, anche se F ha un piccolo margine nei confronti di Stefano Canino, e Canino ci è apparso più in difficoltà con le gomme. Lopeschi è riuscito a scendere sotto i 7 secondi e probabilmente ci sarà lotta tra Ennis 72 e Daniele Play 2007, giusto per dire i nickname completi. Un Ennis comunque ancora lontano dalle posizioni che più sarebbero alla sua portata. Tanto bruttissimo purtroppo l'uscita dalla rotonda da parte di Daniele Play, che tenta di difendere in qualche modo questa ottava posizione, ma c'è poco da fare, troppo di più la velocità offerta dal DRS di Emis, che riesce quindi ad andare all'interno. Vediamo se Daniele tenta almeno di farsi vedere, Lungo almeno di Zampi. mettere un po' di ansia. Lungo Zampi e Ferra attaccatissimo, mamma. Quindi il misto, attenzione, Zampi Mamma stava mia. baciando la barriera con l'anteriore sinistra, movimento molto particolare della vettura per evitare ovviamente una correzione da parte di Ferra che Zampi cerca per un evitare la buco. barriera. No, Ferra che cerca un buco ma non sa dove infilarsi. Di qui in è. anti-tre è impossibile. Di è. No, più altro si rischia di allargare leggermente la traiettoria e il pilota all'esterno finisce sulla barriera, quasi sicuramente. Scusatemi, un piccolo aggiornamento. Zampi ha un danno E sul Ferra si lato fa vedere in sinistro. curva 1. Zampi probabilmente in quella correzione che ha fatto è andato a danneggiare l'ala quando stava percorrendo il T3 in precedenza, poiché ha un Probabile. danno sulla sinistra, insomma la zona mi sembra quella, a meno che non, in quel lungo non è andato troppo lungo ed è impattato contro la barriera. E allora per Ferra è il momento di attivarsi il prima possibile, anche perché Lopez, che ok, mancano solo due giri, ma è arrivato a 4 secondi e 3 dai 7, quindi il ritmo di Zampi, in questo momento anche compromesso per questo danno all'ala, sta salendo. 3-8, ascende Dottor Long fuori dal rapidamente. DRS. Vicinissimo Ferra, che credo voglia rompere gli indugi. Direi che è ora, visto che siamo alla penultima tornata, per cercare di guadagnare qualche punticino in più per il leader del mondiale. Leader per 11 punti, se non vado errato. Vado a recuperare al volo le classifiche, perché Bandiera oh, gialla. lungo a tornantino. oh, E testa Ferra si coda! gira e No, Zampi testa coda rompe. di Ferra. No. In trazione, uscita dal tornantino, l'abbiamo visto con un mix di telecamere, perdonatemi perché stavo cercando il punteggio, quindi ho premuto anche cose a caso. E purtroppo testa coda di Ferra in Emis trazione, l'ho andato fuori dalla visto pista.
Se lo stavo vedendo sul muro, credo Credo a un fosse. danno. No, Sì, allora si è sì. rotto l'ala. No, allora non era lag. E allora, errore di Long, che non sappiamo dove. Attenzione, qui cosa sta succedendo con la Alla musica che si Fabio infila? Max, uguale. Attenzione, anche l'errore di Lo Emis. peschi quinto. Lopeschi è quinto, è riuscito ad infilarsi in un fazzoletto nei confronti di Zampi, che non ha più nulla, non ha nessun castello aerodinamico sulla sua ala anteriore. Allora lotta per la quarta e quinta posizione di Lopeschi, che magicamente si trova quindi a combattere per la top 5. Ringrazia Pozluca, che ha quasi 15 secondi di vantaggio nei confronti di F. Lopeschi Stefano su tutto il Carino long al pass. sicuro nel podio. Lopeschi adesso dentro all'inizio dell'ultimo giro a curva 1. Non so quanto sia saggio come mossa. Andiamo a vedere nel live timing se c'è un danno anche per Long. Sì, c'è un danno anche per Sì. Long. Quindi ha fatto bene ad attivarsi il prima possibile. Arrivano penalità. Sta succedendo di tutto con Chris Mazzar che risale anche in decima posizione. Emis purtroppo ritirato dopo aver impattato. In realtà non so contro di chi, perché è arrivato lungo Long al tornantino. Nella tornata precedente, tornantino di curva No, è 11. finito In sul uscita. muro. È finito sul muro in uscita dal tornantino, sbandando. In uscita dal tornantino, testa coda di Ferra che ha impattato contro le barriere. Zampi è andato a colpire la vettura incidentata di Ferra ed Emis, poi conseguente di questo danno, come raccontato in precedenza da parte di Raffo, è andato poi dritto contro le barriere nello Snake. In realtà, prima ancora c'era stato il lungo di Gorto Long Esatto. che per rientrare ha rotto l'ala. E allora, un penultimo giro dove è successo davvero di tutto per la zona punti, anche il Long a ritiro di muro. Erlong. Ma citiamo No. e festeggiamo la vittoria di Luca Pozzi, la sua prima qui su Formula Italian Team, terzo vincitore differente in 3 GP con la Prime League. Splendida la sua scelta finale di optare per la mescola soft ed ottenere quindi la vittoria che mancava e cercava da tanto fin dalla scorsa stagione con la Prime, quando ha esordito verso il finale di stagione. Secondo posto per F22, terzo Stefano Canino, che con il ritiro di Ferra quasi sicuramente ne uscirà da leader del mondiale con la conferma dei risultati finali. Quarto posto per un inaspettato Lopez, che vedendo come si era messa la gara fino a prima della safety car, ma anche alla ripartenza, non era in posizioni così onorevoli. Zampi prende anche una penalità per dei 5 secondi, però forse questi potrebbero essere rimossi per la bandiera gialla non rispettata in precedenza. Allora, quinto posto per Daniele Play 2007. Anche qui la Racing Point sembrava in estrema difficoltà, specie con Krikkonen, ma anche Daniele non occupava, vale lo stesso discorso di Lopez, che non occupava queste posizioni così ottime. È arrivato negli ultimi 2 giri, ritiro di Erlong, di Ferra, di Emis, che erano lì, sesta, quinta, quarta posizione, se non vado errato, per Long prima dell'errore. E poi nell'ultimo giro il ritiro proprio di Erlong, che quindi ha lasciato strada a piloti che insomma festeggiano il primo punto in carriera e di Primo stagione, anche per punto chi anche come per Dio, chi se non come vado Dio. errato. Esatto. Insomma, il lifetiming in Sotto questo la momento è in bandiera estrema scacchi. difficoltà, però sta cercando di tirare fuori qualcosa di comprensibile anche dal lifetiming, con una prime che è riuscita a mettere in difficoltà il lifetiming, quindi. E in un modo o nell'altro, però, sono riusciti a portare a casa. È riuscito a portare a casa la prima vittoria. Pozluca in carriera festeggia, primo vincitore, si unisce quindi soprattutto a quanto fatto ieri da Re con la strategia e la tattica dell'ultimo giro di ottenere la vittoria. Si unisce anche Pozluca a questa vittoria. A Lewis, che purtroppo, come detto in precedenza, non ha i giri richiesti, e quindi a meno di drammi potremmo vedere, in realtà, meno di cose positive. Magari Lewis, la percentuale di taglio qui è 0,25, quindi Lewis non prende penalità abbastanza. No, non sappiamo, bisognerà vedere. Vi rimando al forum, ovviamente. Purtroppo sono entrato in un tema difficilissimo. Fatto sta che c'è stato lo champagne per Pozluca, F e Stefano Canino, tre piloti che avremo tra pochissimo qui con noi per le interviste post gara. Ah, ok, perfetto, grazie. Stavo andando io ad aggiungerli. Allora, fate Vobis, allora torno nel menu No, del no. gioco con le. Si ritrovano 15 inviti. Torniamo quindi con le immagini, con i risultati finali di questo GP. Come detto, prima vittoria, pole vittoria, è la seconda volta in questa stagione, dopo la scorsa settimana in Bahrain. Con la pole position e la vittoria di Stefano Canino. Non è un Grand Chelem, non è una trick, anche se non ho fatto caso al giro veloce, me lo sono perso. Lo vado a recuperare al volo.
però non credo, forse di sì, in Long. realtà, Pozluca aveva la soft nelle ultime tornate, quindi Ah, sì, del Pozzuca, sì. 37.794 di Pozluca. E allora, primo hat trick della stagione con la Prime. Devo recuperare il dato con la Master, o comunque con la No, Sport e con la Pro, con i vari campionati. manca una cosa per l'hat-trick. Non è stato in testa al No, comando quello è il partita Grand con Chelem. Tucci. Ah, quello è Gran Grand Chelem. Chelem, Paul Vittoria, Giro Veloce, sempre in testa. In realtà, il grande, non so qual è, anche sempre in testa in prova libera. Quello mi manca Vabbè, non ci personalmente. interessa perché No, non lo vabbè, facciamo comunque, quello. no, appunto. Vabbè, io vi L'hai risolto saluto. facile. Grazie mille, Ernesto. Buona serata. Siamo in diretta o... Ah, ok, ci siamo, Sì. perfetto. No, aspettavo l'arrivo. L'unica cosa, consenti. Non ci sei abituato, come esagerato. L'unica cosa, sempre il consenti audio, visto che è il primo podio della stagione, quindi nel party, consenti sempre. La voce consenti sempre, Ok, ok? perfetto. Allora ci siamo con il Luca Pozzi, prima vittoria qui su Formula Italian Team e soprattutto Ciao a di tutti. car arrivata di carattere. Metto la soft, vado fino in fondo con un grande rischio comunque, perché l'usura immagino fosse stata molto elevata. Com'è andata questa serata? Anche la qualifica, anche la pole, seconda della carriera. Sì. Allora, direi che è iniziata bene, finalmente, anche già dai propri primi minuti seduto in postazione, non avevo più l'ansia delle due gare precedenti e infatti in qualifica sono riuscito comunque a fare un bel giro con la gomma full wet al primo stint della qualifica, diciamo, e che sarebbe già stato sufficiente per la pole, però comunque sono anche riuscito a migliorarlo sul finale, ritoccare ancora qualche decimo. In gara, onestamente, memore della strategia adottata da Patrick lunedì sera, ho detto perché no, per di più si partiva col nuvolo, facciamo rossa gialla, scusate, gialla rossa, e sono partito soft, non ho voluto prendere rischi, tanto che mi sono fatto sfilare da 4-5 vetture, insomma, in partenza, tanto sapevo di essere su una strategia differente. Temevo di non riuscire più a riprendere Stefano, poi in realtà la safety mi ha dato una grande mano e avendo visto davanti a me Ferra che con macchina carica ha fatto 11 giri con le gomme soft, ho detto siamo il tredicesimo, tre giri di safety, arriviamo a 16, 16 a 28 fanno 12, quindi se ce l'ha fatta lui con la macchina carica ce la faccio anch'io su macchina scarica e ovviamente su consiglio di Patrick che avevo nelle cuffie come ingegnere che direi che mi ha consigliato e convinto per la strategia vincente, perché insomma poi dopo penso che i tempi hanno detto tutto, ecco. Tra l'altro l'usura sono arrivato con un 50%, 55% sul finale, quindi non era neanche un'usura così elevata. Molto bene, leggo già dalla chat Yakuza Diablo che grande grande ore passate insieme. Luca Pozzi Supporto. è meglio che giochi a Formula 1 perché a Fortnite non vai bene. Sì, ecco, là, tu lo conosci anche bene, hai Ah. avuto modo di fare qualche avventura con noi in quarantena. Sì. Ecco, l'unica cosa che mi spiace, che spero mi stia sentendo la live, ma poi avremo modo di chiarire in parte, è stato forse al quarto quinto giro quando ho subito l'attacco di Eiffel Tornantino, che poi trazionando io onestamente non ho proprio prestato attenzione, non mi sono accorto della presenza della macchina di Ferra abbastanza largo e credo che abbia pizzicato là, facendo un 10% di danno contro il muro per... Frenando, ecco, insomma, gli ho chiuso un po' la strada, mi spiace proprio, non l'ho visto. Per quello ho anche un po', diciamo, tirato per tutto l'ultimo stint con la rossa perché volevo mettere più secondi, il più possibile tranne il secondo, perché temo un'eventuale magari penalità post-gara. Molto bene, allora sarà lungo anche il post gara con la Prime League, vedremo, speriamo meno penalità possibili. Veniamo Immagino. quindi. Chiudendo, guarda, chiudendo vorrei solo dire grazie veramente a chi mi ha aiutato a iniziare questa avventura. Quindi Zampi in primis, che è stato colui che mi ha spronato, e poi con, diciamo, mettiamola così, la collaborazione che ho trovato con Patrick, con cui provo spesso, condividiamo assetti e tutto, quindi sono contento, finalmente raccolgo i frutti del duro lavoro. Grazie a tutti. Grazie mille, allora andiamo in casa Mercedes con il quarto podio in carriera per
Stop l'audio per un momento, scusate, succedono cose, troppe cose devo organizzare. Quindi, quarto podio in carriera per Fabio Scarpato, F22, quindi buonasera Fabio, una stagione che era iniziata abbastanza in difficoltà, adesso si è finalmente attrezzata almeno con un primo podio in questo GP. Intanto buonasera a tutti e grandissimi complimenti a Luca per grandissima Grazie Fabio. strategia, fa veramente piacere. Sì, come hai detto tu, inizio di stagione veramente travagliato, Australia le qualifiche buttate, rimonta a quarto posto massimo, Bahrain non ne parliamo proprio, ci voleva veramente, stavo giù, non... Avevo bisogno di qualcosa che mi tirasse su e fortunatamente è arrivato questo secondo posto che non me l'aspettavo, non me l'aspettavo affatto, perché è una pista che non amo particolarmente, anche nonostante tanti allenamenti non avevo un gran ritmo, si è visto all'inizio gara non riuscivo a stare dietro a Patrick, infatti alle partenze della safety quando ho visto che Luca è ripassato, ha passato Patrick con le russe. Ho detto vabbè, mi devo tenere questo terzo posto, dietro a tutti con le gialle e cerchiamo di fare il possibile. Invece mi sono messo tutto, boom boom, a martello, riuscivo a tenere il ritmo di Patrick, poi non so, è stato un po' in difficoltà, ho visto che ha sbagliato qualche curva, ho detto devo approfittare e sono andato. Poi appena ho visto che è uscito fuori al secondo, ho detto non lo devo fare entrare più, è la mia unica opportunità. Giro a martello tutte le volte. Ce l'ho fatta a portare questa seconda posta, sono veramente felice. Molto bene, grazie mille. Quasi sicuramente torneremo poi per un giro di domande. Veniamo Ah, complimenti adesso. comunque anche a Stefano, ripeto, ottimo passo che aveva, grande podio. E come preannunciato, veniamo proprio a Stefano Canino al terzo posto. Stefano, io in realtà poco da dire con tutte le responsabilità, tutte le gufate, insomma, ci conosciamo da tanto, però come si sta da leader del mondiale per il momento? Poiché il ritiro di Ferra e questi più 15. No, diciamo che alla fine io mi ero prefissato di arrivare in top 5 perché conosciamo tutte le difficoltà di questo circuito, ecco. Poi per quanto riguarda la gara, vabbè, qualifica quasi ottima perché potevo togliere ancora un secondino. Poi per quanto riguarda la gara invece, primo stint buono, poi forse la safety car mi ha non tagliato le gambe perché se facevo la stessa mossa di Luca, infatti io prima di rientrare o continuare, ho tentennato, entro o non entro, entro o non entro, poi vedendo che mancavano un po' di giri, non ho fatto la scelta giusta. E poi vabbè, è venuto fuori il valore di alcuni e faccio i complimenti a Luca per la strategia esatta e faccio i complimenti a F perché se n'è andato. E io non sono stato in grado di stare sotto il secondo, perché era quello il mio obiettivo. Riguardo ciò, ci domanda nel CVR46, quanto è difficoltoso per te questo circuito col pad? Guarda, all'inizio tantissimo, poi uno ci fa l'abitudine, ma anzi, mi son molto divertito, soprattutto il settore 3 da guidare è stata veramente, per non dire altri termini, una cosa bellissima, ecco. Molto bene, grazie mille. Sempre NC per te, giusto per dire tutto. La vetta della classifica è qualcosa di transitorio o su cui puntare per il proseguo del campionato? Dici, già che ci siamo. Ma guarda, io dopo Bahrain avevo detto che secondo me siamo in ballo per il campionato, siamo 6-7 piloti che secondo me ce la possiamo giocare perché c'è molta qualità nella Prime, intendo, per il livello che ci può essere. E francamente sono contento di tenere questa vetta provvisoria, dai, me la godo ora, fin quando me la posso godere. Molto bene, quindi torniamo da Luca Pozzi, vincitore del GP e la prima edizione qui ad Hanoi, terra asiatica, primo GP in Vietnam. Prossima settimana si torna su una pista un po' più vera, insomma, circuito di Shanghai in Cina. Aspettative o già magari anche con la testa a quello che ci sarà dopo, perché il ritorno dell'Olanda anche sarà un tema molto difficile da snocciolare. Esatto, sì, infatti la prossima gara è una pista, tra l'altro,
la prima su cui ho imparato a girare con Formula 1 2019, quindi ho dei buoni ricordi. Mi preoccupa molto più la gara dell'Olanda, perché è proprio una pista dove credo aver fatto sia no due giri, così, tanto per. Quindi le aspettative, io cerco di fare il meglio possibile gara per gara, e oggi finalmente sono riuscito a fare quello che ho fatto anche durante le prove, cosa che non mi era mai riuscito nelle scorse due gare. Quindi, come dice Stefano, la qualità è molto alta, ci sono tanti piloti veloci che possono stare davanti, e quindi l'obiettivo è quello sempre di portare il meglio nella lobby ufficiale, perché così sì, almeno se si vince, se si arriva terzi, lo si fa senza rammarico e senza ecco, dispiaceri, come sono state le prime due gare di campionato che mi hanno demotivato molto. Quindi questa la vedo come una vittoria che fa molto bene al morale per andare avanti il meglio possibile. Poi il campionato, mancano ancora 19 gare, quindi abbiamo tutto il tempo per divertirci, per darci delle belle sportellate con sempre più correttezza. Ed essenzialmente stessa domanda anche per Fabio, insomma, obiettivi, pareri sulla Cina? Non è mai corso, almeno per quanto riguarda questo fit, così come Luca, no, in questo circuito. In fit ho fatto il debutto in Open. Stessa sera mia, uguale, io te, abbiamo la stessa cosa. E ho pessimi ricordi io, quindi cancello quel debutto e ripartiamo da zero. No, vista che comunque mi piace, come detto, totalmente diversa da Vietnam. Sono fiducioso, dai, mi piace. Questa settimana ci alleniamo e vediamo un po'. Come ha detto Luca, pensiamo a divertirci, è un grandissimo campionato, mi sto trovando veramente bene, ho fatto tantissime amicizie, fa piacere, penso solo a divertirmi. Grande Wagyu. Steph, idee sulla Cina? Guarda, come pista non è una delle mie preferite, però sicuramente rispetto a queste è più facile, ecco. E quindi ce la dobbiamo far piacere per forza. Vediamo, spero almeno di ripetere queste ultime due gare. Vediamo, dai, speriamo bene. Proprio a proposito di questo tuo rispetto a questa, Francesco Pinna ci domanda, domanda per tutti, voto per questo circuito. Stefano, come? Guarda, inizialmente gli avrei dato un 5, però qualche voto in più se lo merita, quindi 8, perché comunque ci vuole veramente tanta guida e alla lunga poi è anche stancante, quindi un voto 8, e se lo merita tutto. Fabio? Un 9, perché come ha detto Stefano è veramente una pista impegnativa, qua si vede veramente, tra virgolette, la bravura del pilota e la concentrazione. 9 perché zone di sorpasso comunque alla fine ce n'è solo una, il rettilineo principale, questa diciamo è la cosa triste di questo circuito, però 9 abbondante. Luca, sì, credo che sarà massimo. Quello sì, infatti, però come pista impegnativa è massimo. Luca, credo che darà un voto un po' più alto all'usura della gomma dura. Io ho un 15, con una scala da 1 a 10, da 15 come voto. No, scherzi a parte, è una pista che subito finché ci ho messo le ruote mi è piaciuto tanto, perché come ha detto Fabio è una pista dove ci vuole tanta concentrazione, dove non puoi sbagliare niente, quindi bella, mi piacciono queste piste toste, quindi mi alleno con quello che hanno detto i miei colleghi prima di me. Molto bene, grazie mille allora ragazzi per essere stati con noi in questo post gara. Ci diamo gli appuntamenti alla prossima settimana con dal 2 novembre inizieremo la tournée con i campionati in quella di Cina. Ovviamente dal lunedì si parte con la Sport League, martedì la Pro, giovedì la Master e poi tornerà l'appuntamento solito fisso al venerdì con la Premier League. Andremo eventualmente poi in Olanda, vi inizio ad anticipare già che il 18, ovviamente oltre alla seconda gara di Formula Europe, che magari hai visto mai, riusciremo a vedere anche qualche pilota di Premier League lì a portare alta la bandiera di FIT, dal 19 ci sarà ci sarà anche il Gran Premio con la Formula Open, quindi qualora, adesso noi siamo solo in live su Twitch, ma eventualmente anche su YouTube, dove magari c'è più spettro di pubblico, magari qualche pilota nuovo vuole tentare di inserirsi, la Formula Open è la via adatta. Io ringrazio quindi Luca per essere stato qui con noi in questo post gara. Buonanotte Luca. Grazie a voi, buonanotte a tutti. Buonanotte Fabio, grazie. Buonanotte a tutti ragazzi, grazie ancora. Stefano, grazie e buonanotte. Ciao ragazzi, buonanotte, ci vediamo in Cina.
Rimandandovi ai vari social, alle varie piattaforme di streaming e soprattutto al forum, ringrazio anche i staff, i gruppi di lavoro, lo staff organizzativo per tutta questa settimana che siamo riusciti ad affrontare per la prima volta qui in Vietnam. Ringrazio quindi il direttore di gara Ernesto Coppola che è andato a raccogliere il debriefing con i piloti ed anche l'aiuto qui al commento con Raffaello Morca in arte Raffo Idex. Buonanotte e grazie, Raffo. Buonanotte, grazie a te Raffa, e grazie a tutti. E infine ringraziamento a tutti voi che ci avete seguito anche in questa serata qui su Twitch e chi lo farà quando il GP verrà restreamato su YouTube per, come detto, fare archivio, continuare le varie playlist, soprattutto l'organizzazione, anche soprattutto perché tanti ragazzi ci seguono magari lì su YouTube, non sanno ancora che siamo qui su Twitch, almeno per il momento esclusivamente con la Prime League, soprattutto per evitare il bot di YouTube che fa così. Definitivamente in conclusione, mi raccomando, come sempre, andando a presto solo se Fit non è live. Ciao, buonanotte. Buonanotte. Buonanotte.